Sindaco, siamo alla giornata post voto, oggi il commento dei risultati elettorali, partiamo appunto da quello che è stato il risultato del candidato presidente del centro-sinistra, i marchigiani hanno deciso di cambiare. Sì, ovviamente c'è delusione, anche se sapevamo che era una partita molto difficile, credo che Mangialardi abbia fatto tutto il possibile per recuperare, alla fine ha recuperato una decina di punti rispetto ai sondaggi iniziali di qualche mese fa e anche al voto delle europee. Peccato la non elezione, la non alleanza con i 5 Stelle, perché avrebbe cambiato sicuramente la campagna elettorale, però sì, ha prevalso la voglia di cambiare nelle Marche, presumibilmente sono stati due temi, quello della sanità e quello del terremoto, che soprattutto nelle aree interne hanno inciso fortemente. Quindi dobbiamo ripartire, a livello nazionale le cose sono andate bene, il PD è il primo partito. Abbiamo vinto le tre regioni più popolose, il referendum è andato bene, quindi ci sono tutte le condizioni per rafforzare il governo. È chiaro che il rammarico sulle Marche è ancora più grande. Ieri Mercurelli, post appunto elezioni, ha detto che siete voi che non avete voluto parlare di contenuti e di, insomma, di cercare di trovare un'alleanza che potesse funzionare. Abbiamo lavorato per mesi e mesi, prima sulla candidatura civica, poi sulla candidatura di Mangialardi, sul programma, su Mercurelli poteva fare il vicepresidente, invece addirittura è fuori dal Consiglio regionale, quindi davvero un capolavoro, non capisco a che pro. Peccato perché nelle Marche avremmo potuto fare l'alleanza che oggi governa, perché era davvero poteva diventare il laboratorio nazionale, una grande occasione mancata. Adesso bisogna ripartire sperando che Acquaroli, al quale faccio ovviamente un grande in bocca al lupo, tolga il prima possibile la casacca di parte, faccia il presidente di tutti nell'interesse dei marchigiani. E Pesaro, le cose sono andate meglio di altre zone perché Mangialardi a Pesaro città, nel comune di Pesaro, ha vinto col 45%, e il PD ha avuto un risultato enorme perché il 39%, in più Pesaro e la Vallata del Foglia hanno eletto i due candidati in consiglio regionale, Biancani e La Vitri, quindi almeno saremmo ben rappresentati all'opposizione e Biancani e La Vitri dovranno fare un lavoro per riorganizzare al meglio anche il PD a livello provinciale, andando a sopperire anche alle zone che non hanno eletto consiglieri. Quindi complimenti a loro, complimenti a tutti i candidati, a tutti coloro che ci hanno messo la faccia e da domani bisogna lavorare insieme dal punto di vista istituzionale con la Regione e a livello politico bisogna costruire una posizione seria in grado di far ripartire il centro-sinistra un po' alla volta, passo dopo passo, e un po' alla volta costruire anche un'alternativa. Per il momento in bocca al lupo al nuovo presidente Acquaroli e come sindaco ci sarà la massima collaborazione da parte mia affinché la Regione Marche possa crescere e non perdere le grandi opportunità che abbiamo creato.